Il titolo della nostra comunicazione, Pensieri e Passione, è intimamente connesso a ciò che sentiamo, viviamo, alla vivenza di Badaracco durante gli incontri di gruppo di psicoanalisi multifamiliare che conduciamo appunto nel nostro servizio da circa 4 anni. Vogliamo fare una breve ma rilevante premessa. Il nostro gruppo ha subito uno spostamento spazio-temporale, di giorno e ora, passando da una sala enorme posta al centro del corpo basso dell'unità operativa, poco accogliente, con un clima raggelante, ad una più piccola e periferica, dislocata in altro edificio della struttura, antistante la stanza del primario. Una stanza di confine, si potrebbe dire, vicino ad altri spazi che fungevano da laboratorio di riabilitazione, stanza di archivio, stanza utilizzata dal personale della cooperativa e delle imprese di pulizie. Tale spostamento ha configurato una nuova fase di movimento, letto dall'equipe come rigenerante, ed espresso sia da una presenza molto più costante agli incontri da parte dei nuovi familiari, sia dall'approfondimento delle loro riflessioni e elaborazioni sulla sofferenza, sulle interdipendenze e la loro immersione all'interno del contesto familiare. Alla fine di ogni incontro, l'intensità emotiva vissuta durante il gruppo veniva verbalizzata nel posto gruppo dai curanti come calore, commozione, a volte pesantezza, irritazione, ma ciò che traspariva sempre più chiaramente sui nostri visi era l'espressione dello stupore, della meraviglia, della sorpresa. Ci sorprendevamo di ciò che stava accadendo, con loro, in loro, in noi, con noi, in una sorta di movimentazione amplificata di pensieri, sensazioni, emozioni. Vorrei a questo proposito descrivere una mia esperienza percettiva particolare attraverso un'immagine, una sensazione di aumentata tridimensionalità, come se le pareti della stanza assumessero una configurazione sferica, tipo volta celeste, una sensazione di allargamento, una sorta di amplificazione percettiva, se così la posso descrivere. Ma intanto, cosa si muoveva o si era mosso nel gruppo? Anche il nostro confronto nel posto gruppo è iniziato a diventare più approfondito. Lo scambio di pensieri si permeava progressivamente di sfumature analitiche, tanto da confrontare e contrapporre con dovizia certosina i passaggi dell'uno con le emozioni dell'altro, in una sorta di costanti lavori in corso sui nostri controtransfer. Due costanti abbiamo riscontrato. La prima riguarda la non chiarezza con il percorso intervento dell'altro, la seconda è il fatto vissuto in gruppo da un terapeuta successivamente alla sua assenza, in completo accordo su ciò che stava muovendo. Ma cosa vediamo nel gruppo? Cosa riesce a connettere gli interventi del gruppo di lavoro nel grande gruppo? Quale dimensione viene attraversata che ci armonizza senza sapere, senza averne conoscenza, ma solo sensazione, emozione? Cosa riesce a creare quelle connessioni e a disvelare quel ricordo, sentimento, emozione, pensiero che fino a quel momento era rimasto celato, come è accaduto durante una seduta di gruppo, in cui la madre di un paziente, Antonio, dice: in questo momento mi ricordo che anche a me non facevano fare niente a casa, come se non ne fossi capace, proprio come faccio io con i miei figli. La prima risposta, già pronta, che ci viene in mente riguarda la presenza di un flusso di energia che passa, trasmettendosi, e ci collega in una trama. Diceva Fuchs, l'individuo non è soltanto dipendente dalle condizioni, per esempio economiche, dal suo mondo circostante e della sua comunità, del gruppo in cui vive, le cui richieste sono trasmesse a lui attraverso i genitori o figure genitoriali, ma è letteralmente permeato da esse. Egli è parte di una rete sociale, un punto nodale in questa rete, e può solo artificialmente essere considerato isolatamente come pesce fuorilatte. E ancora, la vita è una totalità complessa, solo artificialmente può essere divisa in parti, analizzata. L'organismo sano funziona come una totalità e può essere descritto come un sistema in equilibrio dinamico. Dinamico, che non è mai in uno stato di riposo, deve costantemente adattarsi in modo attivo alle circostanze che cambiano costantemente, all'ambiente e alle condizioni di vita. Sistema, dinamico, statico, equilibrio, parole che ci rimandano a concetti della fisica, quali forza, energia e soprattutto campo energetico. Un breve cenno ci sembra doveroso.
Le recenti teorie hanno reso indispensabile una riformulazione dei concetti fondamentali di spazio, tempo, materia, oggettività. La fisica moderna propone una visione del mondo altamente armoniosa, in cui la coscienza dell'essere umano diventa il principio cardine attorno al quale ruota tutta la realtà da essa percepita. Fu Einstein il primo a introdurre il concetto di equivalenza materia-energia. Tutto ciò che esiste è energia, dalle entità più solide a quelle più sottili, che si manifesta a differenti livelli di intensità vibratoria. Attraverso il concetto di energia, i corpi solidi non sono più visti come entità singole e distinte, ma sono legati in maniera inseparabile tra loro e con il loro ambiente. Le loro proprietà possono essere comprese solo in termini di interazione reciproca, di interconnessione universale. Vengono in tal modo superate le concezioni di spazio e tempo assoluto indipendenti tra loro, in favore di una realtà spazio-temporale a quattro dimensioni, in cui la sensazione comunemente condivise di spazio e tempi assoluti corrispondono solo a coordinate di riferimento che il cervello utilizza per costruire la propria mappa mentale e quindi approssimativa della realtà che lo circonda e di cui egli stesso fa parte. La visione meccanicistica, collegata alla fisica classica, ci rimanda ad una visione oggettuale, mentre la scoperta della fisica quantistica, abbattendo l'utopia di una realtà oggettiva, ci rimanda ad una visione processuale e soggettiva del fenomeno osservato, che va in relazione a colui che la percepisce. Per questo motivo i fisici Bohr e Heisenberg modificarono la terminologia utilizzata nell'ambito delle ricerche scientifiche, sostituendo la parola osservatore con partecipatore, e si giunsero anche alla conclusione che esiste un'intrinseca inadeguatezza del linguaggio della descrizione dei fenomeni, per cui la comprensione della realtà quantistica è essenzialmente esperienziale e difficilmente formulabile attraverso la logica e la razionalità. Ciò ci rimanda al vissuto del gruppo multifamiliare. Con l'interpretazione di Copenaghen, Pauli, Heisenberg e Borg, un insieme di concetti quali l'indeterminazione, la probabilità e l'importanza dell'osservatore nel determinare la realtà che osserva, si assunse che l'esistenza oggettiva di un elettrone in un certo punto dello spazio, indipendentemente da un'osservazione concreta, non ha alcun senso. L'elettrone sembra manifestare un'effettiva esistenza in quanto oggetto reale solo quando lo osserviamo. La realtà viene creata almeno in parte dall'osservatore. In aggiunta, le entità quantistiche sono connesse e si influenzano reciprocamente in modo istantaneo. In termini a noi più vicini potremmo dire che entrano in risonanza. Come anche definito dalla fisica classica, è l'oscillazione di un sistema alla sua naturale frequenza di vibrazione, provocata da uno stimolo esterno con la frequenza adeguata. La fisica quantistica applica questo concetto anche alle particelle subatomiche, se è vero che ogni oggetto che abbia una forma o una dimensione ha una propria frequenza di risonanza. Nel contesto quantico bisogna ricordare che la risonanza è una particella o un'onda, ma non un oggetto, tanto da poterla descrivere come un evento, un fatto, un avvenimento. Un evento, un fatto, un avvenimento ci riportano all'interno dell'esperienza del gruppo multifamiliare, dove tale termine, all'interno dei nostri incontri con il gruppo e nel vostro gruppo, viene spesso utilizzato. Ma in che senso? Cosa può stimolare una certa vibrazione nel sistema gruppo facendo emergere qualcosa di specifico e risonante, fungendo da frequenza adeguata? Una certa frequenza, a livello energetico, può sicuramente essere riprodotta attraverso il linguaggio, verbale e non verbale. E se l'impeccabilità della parola è uno strumento fondamentale per creare onde di risonanza nei membri del gruppo, la presenza espansa, discutibile, come atteggiamento che i terapeuti possono ancorare dentro di sé attraverso il trasferimento empatico di informazione sottile, assume così una rilevanza incredibilmente alta. In questo modo si può infatti trasmettere l'esperienza di uno spazio in cui vivono nuove possibilità di accettazione e di fluire con quello che si manifesta, creando quelle onde di probabilità, ovvero interconnessioni tra pensieri, emozioni, affetti esistiti sino a quel momento come elementi unitari, sia separati, creando quell'armonia
che porta all'immersione dell'atteso, dell'inaspettato. Armonia è in prima approssimazione una parola di origine greca, armonia, figlia di Afrodite ed Ares, dea della concordanza amorosa ma anche dell'ordine cosmico. Termine composto da una radice, ar, che indica una connessione, un connettersi, un intrecciarsi, e monas, che indica delle unità, delle monadi come elementi unitari costituenti il mondo. Significa quindi connessione di unità, in unità del mondo. Il tema dell'armonia del mondo non è legato ad una missione causale, ma a quella che nasce da rapporti di corrispondenze non causali, anche tra parti, unità, mondo, molto lontane tra di loro. La costruzione di una trama temporanea e alternativa, una storia delle storie risultante dall'intreccio diatonico e sincronico delle narrazioni e delle risonanze di ognuna all'interno del gruppo multifamiliare, consente una ricerca di possibili significati divergenti negli eventi e nei comportamenti reciproci ed eventualmente di sperimentare alternative. Il sistema terapeutico, quindi, si pone come terzo pianeta, Andolfi Angelo 1984, oggetto intermedio rispetto al quale tutti si confrontano affacciandosi su una nuova soglia di esperienza e significazione delle esperienze. Lo spazio terapeutico del gruppo multifamiliare diviene il luogo di incontro di contesti diversi e lontani nel tempo, il luogo di costruzione di un contesto dei contesti. Se il terzo pianeta è il sistema terapeutico, il quarto escluso, Jung e Pauli, qui è la qualità emergente, il potenziale di risonanza che amplifica il funzionamento del gruppo, la capacità di sperimentare e percorrere connessioni tra parti, storie, memorie, interdipendenza, ricorsività, ridondanze, miti e segreti familiari, di acquisire nuove posizioni relazionali. E i conduttori, terapeuti, funzionano come nessi relazionali e risonanti tra tempi e luoghi diversi, ivi compresa l'organizzazione e istituzione in cui la trama del gruppo multifamiliare si sviluppa. Il movimento principale di accoglimento e seguimento reciproco dell'intervento dell'altro, terapeuta, ci porta su un percorso che dischiude possibilità, creando probabilità in un movimento che va dall'estraneità all'alterità, come dalle parole espresse di un sogno di Pauli raccontato a Jung, tanto da attraversare l'arcobaleno come un ponte tra una nuova terra e un nuovo cielo. I pensieri li possiamo raccontare, la passione, come nella sua etimologia del latino tardo, passio, onis, dipatimento, sofferenza, che si subisce, ma anche come principio di attivazione di un'emotività che investe l'intera personalità. Il termine subisce un sostanziale mutamento che lo porta nell'arco di una storia, da pathos a passione, cioè dalla passività all'attività. La passione è il prodotto di una complessa elaborazione, l'elaborazione di un desiderio che tende a un certo fine riconoscendolo e riconoscendosi entro una gamma estremamente ampia di valori possibili. Con il termine passione continuano ad essere indicate condizioni psicoaffettive di ordine emotivo, appetitivo o comportamentale, dalla competitività all'ira, dal dolore alla gioia, dalla paura al desiderio. Di qui la necessità di un discorso che inquadri e descriva le singole passioni in termini non di stati affettivi o comportamenti del soggetto, ma di relazione specifica tra soggetto e oggetto, di nuova e complessa organizzazione dell'esperienza, a carattere totalizzante e capace di dare nuovo significato all'esistenza. La passione non si può raccontare, si può solo vivere e sentire. Grazie. Perché la passione non si può raccontare, si può solo sentire e vivere, si vede. Siamo qua questa mattina, mi sembra che siamo tanti e uniti sicuramente da questa energia che ci sostiene in questi anni. Io non so se sullo sfondo degli angoli greca, delle raíces, in questo luogo che è anche un po' pop, dove tutti noi lo vediamo, siamo in un ambiente che sicuramente non è del tutto accademico, no? Anche se le cose che circolano in qualche modo sono strettamente legate al nostro lavoro, non è che siamo qui a
a divertirci, siamo qui per collegarci con aspetti, strumenti, come diceva Luciana ieri, no? Siamo qui alla ricerca di utensili che possano poi servirci praticamente nel nostro lavoro. Io piuttosto che passare subito alla relazione, prenderei un piccolo spazio, un quarto d'ora, per sentire se Paolo ha delle suggestioni o se invece dalla sala vengono delle suggestioni che possano in qualche modo riguardare lo sfondo di questa mattinata, che rimane la psichiatria. Volevo solo aggiungere una cosa, che io invece penso che siamo qua anche per divertirci, nel senso che io credo che sia importante considerare che proprio forse l'atmosfera, il clima dei gruppi multifamiliari è qualcosa in cui è possibile contemporaneamente imparare qualcosa divertendosi, cioè avendo anche il piacere di incontrare l'altro. Quindi questo sia, spero anzi, che sia quello che stiamo vivendo anche in questo convegno del laboratorio, e appunto il senso è allargato, quello del gioco. Ieri abbiamo anche, diciamo, un po' introdotto, l'ha fatto Luciana all'inizio, dei termini che credo oggi possiamo via via un po' recuperare, proprio per continuare anche a giocare, cioè avere il piacere di scambiarci, costruendo insieme qualcosa che sicuramente fa riferimento a quello che viviamo nei gruppi, e che tra l'altro, ve lo ricordo, vivremo anche oggi, perché oggi nel pomeriggio ci sarà un gruppo proprio qua. Lascio la parola a Paolo, anche per commentare questo primo stimolo. Io partirei dalla mia recente esperienza di partecipazione a un gruppo multifamiliare nel centro di salute mentale di via Bardanzello, dove io faccio il direttore di unità operativa complessa, dove è la sede del dipartimento, della direzione del dipartimento. A me sembra, io non sono ancora arrivato a divertirmi nel gruppo multifamiliare, diciamo, spero che sia una fase, diciamo, che possa raggiungere rapidamente. Certo è che il gruppo multifamiliare per me è stata una sorpresa, e dopo 30-35 anni di lavoro istituzionale, cioè avere l'occasione di sorprendersi ogni 15 giorni e di poter portare questa sorpresa nei successivi 15 giorni nel lavoro quotidiano, sia istituzionale sia clinico, è sicuramente una grande, diciamo, esperienza. E credo che la vicenda, il termine sorpresa è stato appunto uno dei termini iniziali della relazione precedente, e credo che sia un elemento molto importante. Sulla sorpresa molti psicanalisti si sono interrogati, e in realtà si è riflettuto sul fatto che senza la possibilità di sorprendersi in una stanza in cui si incontra un altro, non c'è la possibilità di un'ipotesi di cambiamento, non c'è la possibilità di un'ipotesi di relazione effettiva tra le persone, e anche di ascolto. Quindi credo che l'elemento sorpresa, che appunto i colleghi di Napoli accennavano all'inizio, è molto importante. Credo anche che un elemento di fondo, diciamo, di questa sorpresa sia appunto il tema della soggettività. Sulla soggettività sono state portate appunto molti riferimenti, diciamo, legati alla fisica e legati appunto a degli studi che ognuno di noi ha in qualche modo fatto, e il tema, diciamo, della soggettività e della partecipazione dell'osservatore appunto è un tema di cui ormai siamo tutti consapevoli, anche se una cosa è diciamo leggerlo, studiarlo, esserne convinti, una cosa è viverlo. In un film che ho visto pochi giorni fa, che vi consiglio di vedere e che è evocativo per tante, diciamo, questioni, che è Il sale della terra, film di Wim Wenders, sulle fotografie sulla storia di Salgado. Salgado all'inizio, di fronte ad un panorama meraviglioso della sua terra di origine, propone il fatto che di fronte a quel panorama qualsiasi fotografo potrebbe fare fotografie completamente diverse.
anche se il panorama è sempre lo stesso, e le fotografie diverse, dice Salgado, sono legate alla storia di ciascuno. Allora, io credo che un elemento di fondo all'interno dei servizi, che è fondamentale, diciamo, di fondamentale capacità di sorprendere gli operatori che partecipano al gruppo familiare, è proprio questo, cioè anche di fronte a storie o le stesse o già conosciute, o di fronte a storie, diciamo, nuove all'interno del gruppo multifamiliare, c'è la capacità di accorgersi in maniera molto potente, in maniera molto condivisa, del fatto che le stesse vicende raccontate fuori dal gruppo familiare hanno un colore, una coloritura emotiva affettiva completamente diversa se fatta all'interno del gruppo multifamiliare, cioè la possibilità di leggere, di ascoltare la storia di una famiglia che si confronta con le altre famiglie e di figli che si confrontano con altri genitori, non soltanto con i propri genitori, viceversa, permette a ciascun operatore, a mio parere, di poter guardare quel panorama da un punto di vista completamente diverso e dal punto di vista della storia di ciascuno. Io ho vissuto in tutti questi anni, diciamo, istituzionali, molte, diciamo, esperienze significative da un punto di vista psicoterapeutico, prima, diciamo, in terapia familiare, poi attraverso l'esperienza psicoanalitica e poi via via attraverso tutta l'esperienza dei servizi territoriali. E questa vicenda, diciamo, di avvicinamento alla soggettività dei pazienti, dei familiari, l'ho vissuta in tantissime, diciamo, circostanze. Il gruppo multifamiliare, per questo sono grato a Gabriella, Stella, che mi hanno in qualche modo aiutato ad entrare dentro questa vicenda del gruppo multifamiliare, mi ha dato una sensazione nuova e diversa, che è quella proprio di partecipare contemporaneamente ad altre persone alla fotografia di quel panorama, in un modo in cui la storia di ciascuno dava una soggettività completamente diversa. E quindi questo è l'elemento che a me sembra di sorpresa che continuamente il gruppo multifamiliare propone. E credo che, come appunto Andrea stesso ha scritto nel suo libro e via via, diciamo, questa esperienza in tutti i servizi, credo che è ancora una potenzialità, diciamo, ancora inespressa la possibilità che se operatori che hanno invece una visione di quel panorama da un altro punto di vista rispetto alla loro storia, non vivono, diciamo, la storia all'interno del gruppo multifamiliare, perdono una possibilità enorme di comprendere e di intervenire diversamente su quella stessa situazione. Io ho avuto la fortuna all'interno, diciamo, di questa esperienza del gruppo multifamiliare di poter dal gruppo familiare seguire una situazione clinica che appunto era presente nel gruppo in parte, cioè era solo un padre, poi il figlio, la madre, il fratello non venivano dal gruppo multifamiliare, ma mi sono portato dietro, diciamo, con me e anche tutti gli altri operatori che seguono questa situazione, l'esperienza del gruppo multifamiliare, l'emotività appunto che anche nella relazione veniva portata con me. Però bisogna anche capire che l'emotività poi a un certo punto bisogna utilizzarla, ecco, questo è un elemento e bisogna sapere attraversare la propria emotività. Credo che questo sia un elemento difficile, molto più facile da descrivere ma molto più difficile da vivere, e anche da farne un'attività, diciamo, di intervento, di strumento. Credo che negli ultimi anni, anche all'interno dei servizi, la soggettività dell'operatore, l'emotività dell'operatore viene in qualche modo valutata sicuramente in maniera molto più significativa di un tempo, e ci permette di guardare le cose da vari punti di vista, non soltanto da un punto di vista preordinato. Lavorare con la propria emotività, con la propria soggettività è facile a dirsi ma molto difficile, quindi credo che per esempio il post-gruppo è un elemento fondamentale, è un'attività fondamentale, credo
credo che sarebbe, come dire, uno strumento utilissimo anche in tantissime altre circostanze, non necessariamente per punti familiari. Le grandi scoperte, diciamo, nel nostro campo sono quelle che permettono di passare da una situazione specifica, poi di trasferire questi strumenti anche in altre situazioni non strettamente legate al gruppo antifamiliare. Credo che una delle, diciamo, delle grosse, diciamo, innovazioni e grossi strumenti che il gruppo antifamiliare propone è proprio il post-gruppo, nel senso che in quella situazione uno riesce proprio con la possibilità di confrontarsi a vivere diversamente le emozioni e a proporle diversamente ai componenti del gruppo stesso. Quindi, insomma, per ora mi sembra che questo tema dell'intersoggettività, della soggettività, dell'importanza dell'osservatore e della sorpresa, credo che sia un elemento inerente ai nostri servizi e anche alla psichiatria, che invece si è caratterizzata per molto tempo con l'idea di certezze che evidentemente poi si sono scontrate con i muri della famiglia, che evidentemente è tutta un'altra cosa. Un paio di interventi brevi. Tu hai campo libero, cioè, tu puoi scegliere. No, ma la sei presidente. Io sono eroico, quindi tenderò a essere libero. Un po' diversa, una stimolazione che tu, Federico, ci avevi dato rispetto alla possibilità di integrare ottiche e focus diversi nella costruzione di una immagine, nella co-costruzione di un'immagine. Mi sembra che sia un aspetto estremamente interessante questo, e che ritorna in modo trasversale, mi sembra, nel momento in cui si parla di quello che accade all'interno del gruppo multifamiliare, al di là delle diverse ottiche di partenza. Mi sembra che si ritorni spesso, ieri sicuramente questo intervento di Paolo mi sembra ha ripuntualizzato questo elemento della possibilità di integrare in una immagine complessa o ipercomplessa i diversi punti di vista soggettivi. Mi sembra l'ultima notazione che faceva rispetto all'atteggiamento psichiatrico classico, se vogliamo, che si esplicava attraverso l'oggettivazione diagnostica della sofferenza, quanto invece quello che accade all'interno del gruppo multifamiliare sia la possibilità di trovare lo spazio adeguato per le diverse soggettività che insieme co-costruiscono un'immagine condivisa. Questo primo intervento, soprattutto quando hanno raccontato del cambio degli spazi, mi ha fatto pensare a quanto accaduto al centro di salute mentale a Via La Blache. Quando io sono arrivato mi hanno dato una stanza che era abbastanza ampia, ma era caratterizzata da dei mobili molto scuri, con una scrivania, due sedie. Mi sembrava, non so, di essere andato in prigione. Allora, con grandi controversie un po' di molti colleghi, non di tutti, ho fatto un cambiamento e ho preso dei vecchi mobili che c'erano a casa e ho messo un divano, una poltrona, un po' in effetti di colori diversi, per cui mi hanno detto, ah certo, è un po' una cozzaglia di colori. Però devo dire che questo cambio di setting, io invece l'ho trovato, che mi ha restituito la voglia, anche il piacere di entrare in quella stanza e di ricevere i pazienti, ma anche di parlare con i colleghi. E poi piano piano quella stanza è diventata il luogo dove si fanno i gruppi, dove si fa il gruppo il lunedì mattina tra i giovani pazienti psicotici di età omogenea, diciamo tra i 18 e i 26, 27,
è il luogo dove si fanno delle piccole riunioni tra gli infermieri o i medici, oppure dove ci si incontra per discutere un caso che richiede la presenza di più figure. E allora, non so, è una sollecitazione in questo senso, dove poter ricostruire gli spazi che sono, come dire, degli spazi esterni ma anche degli spazi interni in cui lavorare, mi sembra molto importante. Questo passaggio lo riferivo a quando, se ho capito bene, i colleghi erano stati messi in una stanza un po' limitrofa, ma questo invece aveva poi era conciso con una ripresa emotiva più forte in qualche modo, quindi era stato utilizzato uno spazio interno più innovativo e arricchente. Sembra che l'eccezione è la regola nel sistema multifamiliare, quindi facciamo il terzo intervento. Sì, una piccola cosa, ma perché Paolo parlava del post gruppo, allora mi viene in mente una cosa molto interessante secondo me, anche rispetto a quello che si diceva ieri sulla dimensione dell'operatore coinvolto nel gruppo, di come questo possa produrre un cambiamento, no? Attraverso il vivere l'esperienza del gruppo. Noi stiamo preparando, diciamo, l'apertura del gruppo in SPDC a Frascati, che è un SPDC molto soffrente, diciamo, perché ci hanno chiuso un piano, abbiamo 7 posti letto, mediamente 4 barelle. Ci sono stati molti sul senso relativo, però un paio di eventi suicidiari che fatto hanno coinvolto diversi operatori in un processo. Allora stanno venendo il responsabile e degli infermieri, il caposala degli infermieri, a partecipare al gruppo che facciamo al centro di salute mentale. Il post gruppo è un momento molto interessante perché viviamo quello che vivono in SPDC tutti i giorni, cioè continue interferenze che impediscono sostanzialmente il fatto che gli operatori siano in relazione con i pazienti, cosa che viene testimoniata da tutti, anche se poi magari ci parlano, ma la sensazione è che non c'è una relazione, non c'è un pensiero intorno a lavoro che si fa e che fa. E in effetti nel post gruppo sono continue telefonate al direttore, al caposala, no? Su emergenze, che è il clima del reparto, dove io ho lavorato fino a un anno e mezzo fa, quindi lo conosco bene, e gente che entra, sai, no? E un'atmosfera di grande confusione, dove non so, ecco, si fa un pronto soccorso, con anche diversi incidenti che accadono. E nel post gruppo stiamo facendo proprio un'esperienza di trasformare questa confusione in una possibile riflessione, no? Un possibile pensiero intorno ai pazienti. Tant'è vero che è diventata anche una specie di riunione di equip, per cui si parla del gruppo, poi si parla del caso che si sta seguendo insieme, no? Proprio in un tentativo spesso riuscito, no? Di convertire il caos in un pensiero su una relazione delle relazioni. E l'aspetto che aiuta moltissimo è il fatto, io vedo proprio della commozione dei colleghi, dell'atmosfera del gruppo, di come a un certo punto il caposala ha detto, ha ringraziato il gruppo, perché ha detto, lo traduco un po', diciamo, è come dire, noi viviamo in una situazione di paranoia, di gruppi contrapposti, dei pazienti, gli operatori, i pazienti sono una minaccia perché si ammazzano, perché ci picchiano, no? C'è proprio un'atmosfera molto densa, cioè, e abbiamo sentito nel gruppo che invece c'è un'alleanza possibile, ci accogliete anche come persone che hanno bisogno di essere sostenute, aiutate, no?
dai pazienti che possano manifestare, diciamo, una richiesta, magari anche un momento di riconoscenza, no, verso il loro operato. Ed è, insomma, un'esperienza molto, molto intensa, molto importante, molto istruttiva sulla capacità del gruppo multifamiliare. Volevo solo dire una cosa che mi era venuta in mente, no? Cioè, ieri un po' con le immagini, oggi con la musica, ho l'impressione che stiamo anche, come dire, cominciando a parlare anche di altri livelli rispetto alla parola, no? Cioè i livelli preverbali, che naturalmente appunto Assunta e Alessandra ci hanno portato anche con questa idea di armonia che naturalmente si contrappone al rumore, no? Sono proprio gli aspetti che viviamo continuamente in un gruppo multifamiliare e appunto Marco prima ci diceva di quale rumore non ci possa essere un SPDC, che forse appunto l'ambiente, ho anch'io un'esperienza rispetto al Santo Spirito, all'SPDC del Santo Spirito, e forse l'ambiente è il più difficile arrivare a un'armonia. Pensavo alle comunità, ai centri diurni, ai centri di salute mentale, insomma, ai servizi in cui continuamente poi ci sono queste contrapposizioni. E forse questo è un aspetto anche più difficile, no, da considerare, ma veramente importante, nel senso che sono degli elementi che continuamente, mi stavo chiedendo un attimo per giocare un po' con i discorsi, mi stavo chiedendo ieri, lo dicevo al gruppo che faceva le fotografie, no? Dicevo, ma qual è l'ottica multifamiliare? Qual è l'obiettivo multifamiliare? Può essere uno zoom, lo richiedo anche a Federico, o può essere invece appunto il fatto che invece di un'unica fotografia ce ne siano tante che procedono nel tempo, ecco. Credo che siamo anche un po' insieme alla scoperta di questo, cioè alla scoperta di quegli elementi più difficili in fondo anche da conoscere nella tradizione che abbiamo, forse fatichiamo, però mi colpiva il fatto che le colleghe hanno sottolineato molto questo aspetto dell'ambiente in cui si svolge il gruppo, no? Che è anche naturalmente un ambiente interno, il gruppo nasce innanzitutto nella mente dei conduttori, no? Quindi mi faceva piacere che stiamo un po' considerando anche questi elementi oggi. Vogliamo passare di Francesca Borgogna. Sì. Francesca Borgogna è una collega giovane anagraficamente, ma direi una veterana della psicanalisi multifamiliare, da Torino, lavora a Milano, ha due esperienze molto interessanti, una con il dottor Comelli, un gruppo di psicanalisi multifamiliare in un setting privato, e l'altro è con il dottor Pignataro, un gruppo su persone in percorsi e progetti di reinclusione lavorativa. Quindi due esperienze focali, ha una formazione analitica, anzi direi che è in formazione e siamo tutti un po' preoccupati per la sua sopravvivenza, ma Francesca è una solida, e quindi le lasciamo la parola. Sì, sì. Io sono senza voce, quindi faccio quello che posso. Mi ha preparato una, si vede abbastanza, una presentazione. Passiamo le luci. Sì. C'è scritto luci. Sì. È qui però. Saltare l'immagine. Sì, grazie. Questo pure cala, non ci sta.
intanto vi dico magari due cose. Questa presentazione riguarda questa esperienza che stiamo facendo con il dottor Pismataro, che c'era ieri, Francesca Gibellini, che è un psicoterapeuta che è qua con noi oggi, e riguarda il tentativo di creare un gruppo multifamiliare all'interno di un servizio dell'ospedale alla San Paolo che si occupa del reinserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici. È un servizio di secondo livello, ha una sede separata da quella del centro di salute mentale, può somigliare all'agenzia interinale, viene spesso scambiata dai pazienti che vengono a chiedere non lavoro eccetera come l'agenzia, ma in realtà è un servizio dove un'equipe di professionisti che vanno dallo psichiatra a degli educatori, a due psicologi, uno che fa la supervisione, io che mi occupo più della parte sul gruppo multifamiliare, i casi che diciamo non funzionano nel reinserimento lavorativo, che subiscono dei blocchi, collaboriamo per creare diciamo un'immagine, no, sui pazienti che sia una, che possa diciamo trasmettere una visione condivisa sia a noi per poter capire come tarare poi il percorso del reinserimento lavorativo, quindi riuscire effettivamente ad aiutare le persone a rientrare nel mondo del lavoro, ma anche, e sono la maggioranza dei casi, di ricontestualizzare questa immagine con il servizio che ci invia il paziente. In questo senso, quello che vai pure avanti sopra la tua voce, quello che un po' fa ALA è una sorta di valutazione prognostica, previsionale, predittiva. Cioè, il lunedì ci incontriamo con l'equipe, chi vuole presentare un paziente arriva, di solito viene l'assistente sociale, lo psichiatra, lo psicologo, a volte una piccola equipe del CPS, vengono e ci presentano la persona. Io lavoro lì da 3 anni e ho visto un sacco di volte poi i miei compagni di lavoro dire ma chi ci hanno presentato? E poi inizia da noi un po' come il bruscruppo, già un lavoro per capire come mai quella persona è stata inviata a noi con una richiesta di reinserimento, perché delle volte proprio nella discussione, di solito ogni caso insomma si stanca un paio d'ore, poi in certe situazioni a parlare con l'equipe non ci sono i presupposti, in realtà mancano per esempio delle competenze, a volte anche tecniche, che la persona non esce di casa ma viene presentata per l'inserimento lavorativo. Di solito si tenta una strada soft con il servizio diciamo di appartenenza dell'utente, per cui cerchiamo di dialogare, perché è il nostro lavoro aiutare a ricreare, condividere queste immagini sostanzialmente, più che dare effettivamente il lavoro. In questo senso a volte si inizia, di solito i miei colleghi propongono un'osservazione dove si conosce il paziente, si lavora con lui per esempio sul curriculum, sul capire quali sono le competenze residue, i lavori pregressi, capire se le competenze che c'erano prima sono tuttora usabili oppure se bisogna ripensare anche, no, l'ambito in cui andarsi a sperimentare. Si inizia poi con un tirocinio che è semplicemente osservativo, cioè quindi che non è finalizzato all'assunzione, ma che permette al paziente di essere accompagnato diciamo per 6 mesi, un anno, in una ripresa piano piano di questa attività, dove possono crearsi blocchi, insomma emergono diciamo delle situazioni che poi prendiamo diciamo noi con le lenti di ingrandimento e cerchiamo di capire da cosa sono dovute. Se funziona bene questo inserimento, si passa a un tirocinio finalizzato con poi la possibilità effettivamente del reinserimento del paziente all'interno dei contesti lavorativi. Nel corso però di questi anni di lavoro ci siamo accorti che tante volte le persone tendono ad aderire all'interpretazione che vediamo anche noi come curanti, cioè
cioè i pazienti ci vengono presentati e si vestono un po' anche dell'immagine che ne hanno i curanti del servizio. In questo senso abbiamo chiamato questo mimetismo istituzionale. E in questo senso però reiterano pattern comportamentali e sintomi anche un po' sulla base delle nostre aspettative. L'idea della mia relazione è proprio di fare un po' un raffronto tra quello che può succedere tra un genitore e quello che capita tra i curanti e il paziente, perché secondo me ha qualcosa di molto simile, no? Che è proprio andare a capire all'interno dei discorsi che abbiamo fatto ieri sulle identificazioni, no? L'ormogenico, quelle patologiche, su che cosa si va a impiantare, sia il percorso di cura che quello del reinserimento lavorativo, ma come anche nella crescita normale di un figlio, la crescita, no? Quindi le aspettative genitoriali, come si fa a costruire un'identità della persona, una strutturazione del sé. Parliamo però. Quindi, come vi dicevo, non sempre il paziente riesce a tollerare le frustrazioni del mondo lavorativo, anche se desidera lavorare. Ci sono tutte persone che hanno chiesto all'equipe di riferimento di farli lavorare. E la richiesta dei genitori spesso anche devi chiedere di trovare un lavoro. In questo senso, secondo noi, a volte il paziente fallisce all'interno di questo percorso perché in realtà mantiene delle identificazioni adesive rispetto a degli stereotipi sociali di funzionamento. Per esempio, se lavoro guarisco. Spesso, secondo noi, sempre sono l'evoluzione patologica di questi diktat genitoriali. Io ho ripreso nell'autorizzazione molto l'ottica di Badaracco, quindi ho cercato di riprendere anche termini miei cari. In questo senso questi diktat potremmo considerarli l'emanazione delle identificazioni alienanti. A volte poi alcune competenze che si credevano acquistate, acquisite, dopo la malattia risultano deteriorate. Cioè il paziente dice 5 anni fa io facevo quello, lo facevo bene, purtroppo è un momento molto difficile quando ci si confronta col fatto che sono passati magari 4 ricoveri e le competenze non sono proprio più quelle. E dietro molto spesso si crea una grande sofferenza anche perché a casa invece viene continuamente ripetuto tipo mantra, ma tu facevi quello, tu li funzionavi benissimo, per cui non puoi neanche dire no a te stesso, no, guarda che io quello non riesco più a farlo. In questo senso il paziente ha paura di fallire e di constatare che non è più quello di prima. Quindi possiamo chiamarle ansie di prestazione, paura di ricominciare. Ho messo l'immagine del gatto, no? Che si guarda e vede rimandata, riflessa allo specchio l'immagine di un grande leone già cresciuto. Quello che cerchiamo noi sempre più di fare è appunto di creare con i servizi anche di appartenenza una visione condivisa. In questa prospettiva si può accedere ad una visione individuale, privata e familiaristica della gestione della salute mentale, a una visione condivisa tra tutti gli attori che interagiscono con la persona per supportare la tenuta dell'io nel processo di cambiamento. Cioè, filare tutti nella stessa direzione invece che tirare senza rendercene conto in uno con la sua immagine di leone, che da una ci sono un sacco di felini e uno di solito ne ha sempre un po' in mente uno diverso. Il gruppo multifamiliare è un po' stato il punto di partenza per tessere questa parte e rimetterla in moto. Anche perché sono entrata in questa equipe dove c'era già abbastanza l'idea, però in qualche modo poi il campo si ammala un po' sempre di quel di cui si occupa, per cui anche tra l'equipe era difficile ritessere questa immagine condivisa e anche col gruppo e far accettare, no? A chi non viene magari lì per lì a condurre, eccetera, è tutto un lavoro di ricondivisione delle esperienze e delle immagini. Francesca, immagino precedente, l'immagine
tessito lì. Sono degli credo cinesi che tessono la seta. Possiamo chiederci quando è realmente la virtualità sana a lavorare. Cioè gli operatori ALA cercano di valutare il paziente durante questi notti rocigni osservativi e rimandano allo stesso all'equipe che lo segue cosa hanno osservato. In questo senso a volte i progetti vanno rivisti e ritarati in base alle effettive capacità di resa di tenuta. In questo senso sviluppiamo a partire dalla virtualità sana il potenziale del paziente attraverso la messa alla prova delle funzioni egoiche man mano che si cimenta con un tirocinio, cioè quali sono per esempio le risorse che il paziente sente davvero sue. No. Delle volte però quando il paziente ha già iniziato magari a lavorare ci sono dei crolli, cioè delle reazioni terapeutiche negative che portano a volte anche a dei ricoveri violenti. È un senso di sfiducia molto profondo di certe persone. In questo senso è entrato in campo il gruppo perché a me era stato chiesto di progettare un intervento per questi utenti, quindi quelli che inizialmente avevano funzionato bene nel reinserimento, ma che poi qua è arrivato il prossimo da soglia, comunque invidiabile, erano crollati con davvero poi una difficoltà tripla e quadrupla a riprendere il percorso. In questo senso abbiamo notato proprio facendo un lavoro un po' con l'equipe per chi potevano presentarmi come famiglia, intanto che la famiglia non è assolutamente coinvolta in questo momento del percorso terapeutico, proprio un po' all'insegna del fatto che il paziente deve autonomizzarsi, sei abbastanza avanti quando presenti un paziente ad ALA nel percorso di autonomia, per questo ovviamente la famiglia non era da considerare. Il primo passaggio che ho fatto invece è di riconoscere questi pazienti, di proporre loro proprio di poter conoscere i familiari, proporre un lavoro insieme, consci del fatto che molto spesso la famiglia non tollera i cambiamenti che vede nel paziente in quel momento lì, ma cambiamenti possono essere anche il banale nervosismo di una persona che va a lavorare perché non lavora da anni e torna a casa nervoso o che più in ansia risponde male, che quello viene scambiato per un segno, un sintomo, per cui si crea poi davvero una, no, uno sguardo del genitore che inizia a essere preoccupato e rimanda anche che stai male, non è che ti stai scompensando, vai a vedere, e quello crea delle tensioni e una violenza interna di noi, la famiglia molto forte. In altri casi è il problema della separazione, cioè a casa si chiede di andare a lavorare, ma nel momento in cui poi si sta davvero diventando indipendenti, cioè se la prima sorte di Italia perché non ha considerato che il figlio potesse poi avere una vita propria. In questo senso io ho chiamato questa angoscia di separazione come infedeltà agli oggetti interni. A questo punto la crisi del paziente spazza di solito via i risultati ottenuti, fa ritorno allo status quo, no, tutti ritornano alla situazione che si conosceva, però poi noi raccattiamo un po' i pezzi ad ala di queste persone che iniziano a pensare di non poter più affrontare il percorso. Quindi l'angoscia e il senso di inadeguatezza cresce. Sì. In questo senso, però, secondo me questo è un pezzo interessante, a volte anche gli operatori scambiano queste identificazioni adesive per la virtualità sana del paziente e lo propongono prematuramente ad ALA, considerandolo pronto per reinserirsi nel mondo lavorativo. Dal canto suo la famiglia spinge e non è, come vi ho detto, in grado di supportare questo cambiamento. A questi diktat familiari e collettivi, quindi adesività istituzionale all'identificazione di patogene, però qualcosa si oppone strenuamente, quindi la malattia come tentativo di sovvertire un ordine ipnotico familiare introiettato. Andiamo ancora avanti. Però verificate nella pratica, le false risorse, le identificazioni adesive crollano e fanno sentire il paziente incapace di autonomia.
quindi la crisi. Questo senso, perché abbiamo usato il gruppo, questa immagine secondo me è molto bella di street art, rappresenta bene il lavoro sulle generazioni, no? Sul transgenerazionale che si può fare, su quello di cui parlavamo ieri, degli aspetti scissi e dissociati, ma anche le cripte e dei segreti, diciamo, di famiglia, che sono proprio nell'oblio, quindi che non sono forse a volte segreti, ma sono proprio dissociate anche nella mente dei genitori. Pensiamo quindi che nella cura debba essere inclusa sia la famiglia che i membri dell'istituzione curante. A volte anche gli operatori non riescono a gestire i pazienti e le loro angosce, perché il cambiamento spaventa tutti e si presenta il rischio di mantenere il paziente in una condizione regressiva, patologica e stereotipata. Puoi forse mettere l'ultimo? Quindi in questo senso il lavoro secondo me è più un contesto surrettizio che permette il cambiamento, un medium più che altro per lavorare ancora sul percorso di costruzione identitaria del paziente, ma anche della famiglia e dell'equipe, cioè che si ricontestualizza, si fa come c'è Badaracco, no? Un lavoro di mente ampliata per condividere questa immagine del paziente. Io mi fermerei qui per lasciare. Grazie per 10 minuti massimo di discussione. Due interventi e poi dobbiamo andare. Io volevo semplicemente complimentarvi perché trovo questa relazione e anche il lavoro che fate molto bello. Tu hai una formazione psicoanalitica, ma è una testa, una mente complessa, nel senso che qui dentro ci stanno armoniosamente rappresentati tutti i livelli possibili dell'intervento e nell'esposizione c'è anche, come dire, un riferimento artistico, perché hai scelto delle immagini che si rifanno all'arte, quindi il discorso anche analogico e della suggestione che serve. Però diciamo, trovo che la qualità proprio del modello che avete pensato, perché qui chiaramente la cosa bella che hai fatto è che hai presentato anche un modello, nel senso che poi ogni contesto richiede la costruzione di un modello e richiede mettere a punto degli strumenti specifici, pur all'interno della generalità di un'epistemologia che comprende un po' tutto, però questo aspetto del modellare, del creare un modello apposto è anche un linguaggio, diciamo, vostro, molto evocativo, che serve per fare riferimento agli strumenti che usate, è molto bello. Credo che questa relazione sia di un equilibrio estremo proprio, è molto molto interessante. Complimenti. Come ti chiami? Maurizio. Maurizio? Una breve nota, nel senso che al di là appunto delle specificità del gruppo familiare, perché poi nel gruppo mi sembra che si possano vedere alcune cose, particolarmente alcuni fenomeni che probabilmente è molto più difficile ricostruire all'esterno di un gruppo multifamiliare, e questa è una sua specificità. Però mi sembrava anche importante sottolineare questo fatto, cioè che anche forse questo fatto che si tirano i pazienti da tutte le parti non è soltanto del paziente con la sua famiglia, ma è un problema che serio che sta avvenendo nei nostri servizi. Io parlo come operatore che lavora in un centro diurno, che però ha buoni rapporti anche con i centri di salute mentale. Allora il problema è che le storie non le conoscono i pazienti rispetto alla loro storia, le riescono a ricostruire dentro il gruppo multifamiliare, sicuramente, e questo è un fatto specifico suo, ma le storie non le conosciamo neanche noi operatori, conosciamo pezzi di storia, pezzi di vissuti, e questa cosa credo che in questo momento stia diventando particolarmente rischiosa nei nostri servizi, perlomeno per la mia esperienza lavorando a Roma, per cui i pazienti e anche gli operatori sono tirati a destra e a sinistra per pezzi di storia, stanno dentro il CSM,
pezzi di vissuto stanno dentro un laboratorio del centro diurno, altri pezzi sono conosciuti nella donna delle pulizie che lavora nel corridoio e che ha visto altri aspetti di quel paziente. Allora, e questo è grave perché questo procura danni, questo tipo di funzionamento. E allora l'idea, mi sembra anche che il gruppo multifamiliare diventi uno strumento forse più agile, dove è possibile ricostruire delle cose, rimettere insieme, ma non soltanto a questo punto per il paziente e per la famiglia, ma per gli operatori, cioè un po' per tutti e un po' per i servizi. Allora, il sentire è la prima volta che qui sono due direttori di dipartimento che hanno partecipato ai gruppi familiari. Allora pensavo, ma nella mia storia di operatore, cioè quante persone che stanno in una posizione apicale, come dire, possono vivere dall'interno un'esperienza clinica che poi dopo però ha come conseguenza tutta una storia del servizio, eccetera, eccetera, sappiamo bene, no? Allora, sta roba qua mi sembra di una potenza unica, perché non solo credo loro come direttori abbiano fatto un'esperienza multifamiliare specifica di quella cosa lì, ma come dire, sono entrati in una dimensione clinica che molto spesso le figure apicali vedono a distanza, però immagino che vedano a distanza con altri occhi. E quindi, come dire, diventa uno spazio dove è possibile ricostruire i servizi, cioè ricostruire un pensiero comune tra operatori, tra famiglie, tra utenti, tra tutti quelli che volete, tra tutti quelli che comunque girano dentro il dipartimento, perché gira un sacco di persone, un sacco di servizi, il paziente è sempre più frammentato insieme ai suoi operatori. Per me è piaciuta tantissimo la tua relazione, la vostra relazione, e non so se è già un elemento che avete discusso negli altri giorni, in altre occasioni, ma mi sembra che da questa relazione venga fuori un elemento, almeno per me, nuovo, che potrebbe essere inteso in questo modo. Da una parte, il gruppo multifamiliare all'interno di un servizio nei vari luoghi, diciamo, di un dipartimento è importante perché mette a confronto diverse famiglie, diversi utenti in diverse fasi del percorso nel dipartimento. In tantissimi momenti del gruppo multifamiliare questo è un elemento potentissimo, cioè dall'altra mi sembra che in questa relazione venga fuori la possibilità di immaginare, forse già è avvenuto in tantissime altre circostanze, che determinate linee di attività di un dipartimento possono essere affrontate, diciamo, con il gruppo multifamiliare, cioè come se il gruppo multifamiliare possa diventare uno strumento di ingresso al dipartimento. So che Alessandro ne ha parlato in alcune occasioni, cioè di fare una valutazione del paziente all'inizio, diciamo, attraverso il gruppo multifamiliare, così mi è arrivata questa, diciamo, proposta. E per esempio la linea proposta da questa relazione, cioè la linea di attività dell'inserimento lavorativo, affrontarlo anche attraverso il gruppo multifamiliare, perché famiglie, utenti, operatori che stanno all'interno di quella situazione specifica possono in qualche modo affrontare tutti gli elementi critici che sono legati alla storia istituzionale precedente, ma anche al momento in cui si vive. Questo direi che è un elemento molto importante per l'ultima osservazione, ciò che volevo fare, è perché si nasconde sempre, no, più che altro si nasconde, è sempre presente nell'istituzione degli elementi psichiatrici forti che ognuno di noi nega, ognuno di noi tende in qualche modo ad allontanarsi, appunto, a volte con comportamenti, a volte con parole, a volte con fatti, ma fondamentalmente le emozioni, la psichiatria classica, fondamentalmente, secondo me, avendo attraversato varie fasi, diciamo, del mio lavoro istituzionale, esprime in maniera estrema quelle che sono le emozioni interne di ognuno di noi rispetto alla follia. Quindi quando si parla, appunto, di identificazioni allenanti adesive,
delle istituzioni, diciamo, psichiatriche, ma io direi anche di noi stessi operatori in determinati. Quante storie rispetto agli inserimenti lavorativi sono legate al fatto che dopo tutto quello che ti ho dato, dopo tutte le occasioni che ti ho proposto, tu ancora non riesci a capire che? Ma quella, lo diciamo, cioè viene fuori spessissimo una situazione del genere. Allora poterlo confrontare tra quello che dice i genitori, quello che dicono gli operatori in relazione dei fallimenti all'interno con i pazienti stessi in un percorso specifico di inserimento lavorativo, ma la cosa mi sembra interessante è proprio il relativo ai fallimenti degli inserimenti lavorativi in cui noi stessi siamo implicati molto spesso, diciamo, in questa vicenda. Credo che fa del, diciamo, almeno aperto a me la possibilità di immaginare che lo strumento con tutte le sue caratteristiche del gruppo multifamiliare può essere inteso proprio come qualcosa che va lungo i vari percorsi, le varie tappe, diciamo, di un percorso istituzionale. Questo mi sembra molto interessante. Perdonami, perché dobbiamo continuare il viaggio, facciamo 400 km verso ovest, andiamo a Cagliari. Maria Antonietta Masia. Quello è il massimo. Ah, quella di Francesca, la più piccola che è. Perché è il formato. Cioè, avete molti familiari. Allora, io sono una psicologa, ho una formazione di psicanalitica. Ho iniziato più o meno 4 anni fa insieme a Andrea Federico, che ci hanno aiutato a fare tutta la formazione, e lavoro ancora in un gruppo multi nel mio vecchio gruppo di CSM di appartenenza, e da febbraio ho iniziato a lavorare nel gruppo, anzi ho attivato un gruppo in clinica psichiatrica. Adesso vedete questo video, per me, a me sembra che insomma racconta un po' la storia, anzi abbiamo pensato di portarlo perché è una testimonianza un po' di come abbiamo creato il gruppo. Il video l'ho fatto insieme alla mia collega, a due colleghi che non sono potuti venire comunque. Esattamente questo pensiero, ma mi è piaciuto molto questo video perché parte dal vostro gruppo. In fondo è proprio questo, voi avete fatto un lavoro sul vostro gruppo, che è quello che in qualche modo ci troviamo tutti a fare, a dover fare, per pensare giustamente non solo il gruppo ma tutto il sistema, l'apparato, oggi potremmo dire con un po' di passione la psichiatria. E poi sì, si passa dal post gruppo invece alla gruppalità, al lavoro vero, alla parte psicoterapeutica, no, del gruppo multifamiliare. Io credo che sia doveroso ripartire da Donny. Io mi ricordo, l'intervento di fatto era No, non si sente, Dolly. C'è un interruttore dietro, scusa, per vaccinare, no, dietro. Dietro, vai. Volevo dire che il video mi è piaciuto molto e l'ho trovato molto interessante. Il mio intervento si riferiva comunque anche a questo discorso dell'integrazione che tu hai portato agli interventi del precedente, che mi è piaciuto molto, e ringrazio sempre la collega perché ha sempre degli spunti molto interessanti.
Volevo dire questo perché io sono da 2 anni in pensione e il lavoro portato mi ha aiutato a riflettere molto su un elemento che era evidente dal lavoro svolto integrato con i colleghi per il lavoro di inserimento diciamo riabilitativo di cui si parlava, perché mi sono come resa conto, io lavoravo in un dipartimento dove il direttore non era Paolo né Andrea e quindi non avevo una facilità come qua è possibile con voi di interessarli ai gruppi multifamiliari. Mi hanno dato, un po' per la passione con cui io e Corrado abbiamo fatto il gruppo, anche la possibilità di fare gruppi multifamiliari, e questo è come se mi avesse concesso una gratitudine, come se mi avessero permesso di fare e lavorare nella passione che volevo portare avanti, senza rendermi conto una cosa che oggi con questa relazione ho capito, che per la soddisfazione e il piacere di svolgere un lavoro clinico e un'attività anche con i colleghi così importante, io non mi sono lasciata passare sopra delle cose incredibili, come il fatto che nel mio dipartimento il lavoro di collocazione era dato esclusivamente ai servizi sociali e non c'era mai la possibilità di lavorare con loro, come se in qualche modo anche io mi fossi chiusa nella stanza clinica accettando questa logica perversa del dipartimento che dava dei ruoli di potere divisi per stanze. Allora c'era lo psicologo, lo psichiatra chiusi a fare e i servizi sociali che lavoravano. Io mi ricordo delle riunioni, non so se anche da lui era così, delle riunioni raccapriccianti in cui nel mio centro di salute mentale si faceva l'elenco dei pazienti che gli psichiatri indicavano agli assistenti sociali per promuovere il lavoro. È una cosa che io ho permesso, devo dire, e mi è servito vedere questa interessante, ti ringrazio di questo, perché io allora mi sono fatta passare sopra tante cose, che poi io non ho un carattere che facilmente, però evidentemente mi stava bene così, e allora è da riflettere su questo, perché il gruppo multifamiliare e i colleghi che hanno ancora il lavoro nei servizi devono stare attenti a questo rischio, perché lì dove non c'è un direttore come voi è facile che noi ci chiudiamo a fare una cosa, perché tanto le stanze sono chiuse, o le apriamo noi consapevoli che il dipartimento, il direttore le chiude, le vuole chiuse perché così gestisce meglio il livello di potere dei suoi come dire, operatori, perché soltanto questo, non c'è altro. Cioè, per cui un servizio sociale non partecipava per esempio ai gruppi multifamiliari con noi nei gruppi multifamiliari raccoglievamo quello che dicevi te, il fallimento del paziente, il fallimento della famiglia, quando poi io stessa nelle riunioni del CSM assistevo alla cosa ridicola di come un genitore psichiatra chiedeva all'assistente, un genitore psichiatra nel senso che dici di te, no? Che si era affiliato quel paziente, come se chiedere un lavoro fosse una cosa così, come può fare un genitore vero di un paziente. Lo psichiatra non parlava con noi psicologi, non parlava nell'equipe, e noi psicologi aderivamo in qualche modo ad una cosa, veramente, se ci ripenso, dopo che ho sentito il lavoro che hai fatto te, veramente schifosa. E mi dispiace in quegli anni di aver assistito muta a tutto questo e permettere ai servizi sociali, ma io permettere anche, una cosa di cui loro da soli forse non si rendevano conto, perché era una cosa, scusate che è troppo lungo, però mi sono risentita invece. No, ha chiesto la parola prima a Paola De Santis, scusatemi perché ho visto, scusa Luciano, l'intervento prima era di Dolores Carli, noi ci conosciamo, come dire, anche addirittura con soprannomi,
anche con nomi di fantasia, a Francesco, però magari non tutti ci conoscono, quindi è utile invece dire i nostri nomi. Allora, volevo ringraziare tutte le colleghe che hanno portato i loro lavori stamattina, oltre naturalmente mi pare scontato, insomma, chi ci ha portato il suo lavoro ieri. E in particolare volevo riferirmi al lavoro della collega di Cagliari, perché mi pare che è veramente espressiva di quella esperienza di contaminazione di cui abbiamo in altri contesti parlato, cioè della possibilità di allargare la conoscenza e l'uso del gruppo multifamiliare a più contesti possibili, perché a questa generazione, che è la nostra, di operatori, io credo ci tocca il compito di sviluppare la pratica del gruppo multifamiliare nella maggior parte dei contesti possibili, cioè di utilizzare questo strumento anche stressando, spremendolo come un limone, perché credo che solo così avremo la possibilità veramente di capire e di fare una verifica sulla sua efficacia e poter essere noi efficaci a far capire, diciamo, ai contesti allargati quali sono le potenzialità di questo strumento. Quindi mi piaceva molto, perché mi pare che appunto, insomma, è veramente un'esperienza di contaminazione nel senso buono del termine. E volevo poi porre la questione appunto dell'efficacia, legandola, ma solo per citare, per introdurre la questione, perché credo che, insomma, metterebbe poi, come dire, io sarei molto interessata ad esplorare questa questione, che è, noi diamo molta attenzione al lavoro sulle interdipendenze patologiche e patogene nella relazione genitori-figli. Nel nostro servizio, dove io e Mariannina abbiamo, come dire, sviluppato in modo, come dire, intensivo la pratica, nel senso che abbiamo 6 gruppi multifamiliari e a questi gruppi afferiscono circa 190 persone tra utenti familiari, familiari intesi in un senso molto ampio, nel senso che non abbiamo solo genitori, abbiamo mogli, mariti, figli e molti fratelli, e questa è la questione su cui volevo richiamare l'attenzione, perché probabilmente proprio perché l'attenzione è stata così intensiva sulla dimensione familiare allargata, e molti colleghi ci hanno segnalato situazioni di pazienti che potevano, che erano diciamo nella fascia d'età intorno ai 50 anni e che avevano o dei genitori anzianissimi oppure dei genitori che ormai non c'erano più, e ad occuparsi di questi, di queste persone erano, volenti o nolenti, stati chiamati a collaborare i fratelli. Quindi, come dire, lavorando su questo ci siamo resi conto che esiste un fenomeno vero e proprio, e che ad osservarlo con un pochino più attenzione, vuol dire, si apre un universo altro. E, fra l'altro, credo che questa questione impatterà sempre più significativamente i servizi, perché la generazione dei pazienti che oggi hanno 50 anni e che non sono quelli che, come dire, finché il manicomio è stato aperto erano gestiti a vita in quella struttura, e quindi la questione non si poneva proprio. Dopo la legge 180, non potendo più far ricorso all'ospedale psichiatrico come soluzione a vita, oggi noi ci ritroviamo in una situazione in cui chi si è ammalato 30 anni fa ed è stato seguito e trattato in un certo modo e ha, come dire, fatto tutto un percorso entro il circuito tale per cui adesso è cronico, si ritrova in una situazione in cui ha bisogno di accudimento, ma i genitori non ci sono più, è un, come dire, un grande utilizzatore del servizio, quindi è molto importante stabilire forme di collaborazione con i familiari. E, dico solo una cosa, però appunto mi piacerebbe che poi ci si potesse tornare. Ho parlato di fenomeno vero e proprio, perché ad osservarlo nel lavoro entro il gruppo multifamiliare, effettivamente noi ci siamo trovate, Mariannina e io, in una situazione in cui abbiamo osservato diverse tipologie di situazioni, che vanno da situazioni in cui il fratello cosiddetto sano si è potuto emancipare bene o male dalla famiglia e ha sviluppato un suo progetto di vita,
altre situazioni in cui invece non è riuscito a fare questo, resta intrappolato in una situazione in cui ha un suo livello di funzionamento, ma tutta la dimensione sentimentale, sociale, amicale è assolutamente compromessa. E altre situazioni in cui abbiamo osservato che le interdipendenze patologiche e patogene, come tra genitori e figli, esistono pure tra fratelli, cioè sono dimensioni di intrappolamento, sono situazioni assolutamente simbiotiche, in cui dopo un po', non, cioè per esempio i tirocinanti che entrano ci chiedono ma chi è il paziente? E non è un problema distinguerlo, perché c'è poco da distinguere, quindi mi piacerebbe veramente poterne riparare. Grazie. Una questione di tempo, diamo un attimo la parola a Paolo Coccara e vorrei chiedere invece appunto a Luciana, a Eva, mi pare che ci siano anche degli altri interventi, Simone Tutti, di riprendere dopo il break del caffè. Ma io non ho molte altre cose da dire evidentemente, cioè, se no divento esageratamente ridondante, quindi possiamo andare. Break 12:15 alle riprese dei lavori, se no non facciamo il tempo.